Eccoci, eccoci, piccoli problemi tecnici, è la prima diretta, quindi ci sta, via, perdonateci. Ce Allora, l'abbiamo fatta, colpa mia, colpa no, mia. no, dai, la prima diretta ci sta, che succede sempre qualcosa di imprevisto. Allora, Laura, finalmente sei con noi. Io partirei subito a farti raccontare come hai scoperto che ti piaceva scrivere. Allora, in realtà è una cosa che mi è sempre piaciuta. Fin dalle elementari, diciamo, i classici temini che si facevano alle elementari per me diventavano subito dei poemi infiniti. E quindi diciamo che ho sempre avuto questa scrittura logorroica, ecco, mettiamola così. E poi con il tempo, prima mi sono approcciata alla poesia. La mia prima spiaggia è stata la poesia. Poi man mano racconti brevi, poi avvicinandomi al teatro mi sono concentrata particolarmente sui copioni, sulle sceneggiature teatrali e poi da lì ho scritto il mio primo romanzo che è il Cavaliere di Erron l'Avvento, che è il primo di una trilogia e diciamo è stato un processo abbastanza, non dico naturale, però insomma è venuto un po' da sé, ecco. Una trilogia che ha avuto anche un buon successo, mi sembra di ricordare. Sì, dai, io non sono un tipo che, diciamo, si lancia in oh sì, è stato un successo straordinario, però devo dire che non mi posso lamentare, ecco, soprattutto perché comunque quando ho iniziato a scriverlo ancora lavoravo, quindi non ci potevo stare molto dietro e nonostante tutto ha camminato da solo, ecco. Beh, questo no, dai, ora te sei modesta, ma sappiamo che in realtà la tua trilogia è andata molto bene. Io, se sei d'accordo, vorrei vedere il book trailer, ovvero il video che avevi fatto per appunto la trilogia del Cavaliere di Erron. Bene, allora la lanciamo. Eccola qua. Vediamocela insieme. L'avvento che dicevi era il primo dei tre. Sì, l'avvento è il primo. La musica che c'è in sottofondo, chi l'ha scelta? In pratica ho fatto tutto io, era una canzone che mi ispirava particolarmente per quanto riguardava il libro, soprattutto appunto per il ritmo, la voce di lei che canta, mi aveva ispirato particolarmente e quindi ho scelto questa canzone insieme ad alcuni spezzoni di alcuni film che sicuramente più o meno tutti conosceranno. Che però non ho scelto a caso, sono scene particolari di questi film che possono essere riconducibili ad alcune scene dei libri. Ok. Touch of heavenly light, but all the fires in my head say no.
Quindi mi sembra di capire che l'ultimo in realtà è un prequel. In effetti il sottotitolo potrebbe ingannare, non è proprio un prequel, però è, diciamo, è ambientato nel passato, ma come dice la sinossi nella quarta di copertina, è un passato non passato. È un po' particolare, diciamo. Ho capito. Senti, perché il fantasy? Perché comunque è un genere che mi ha sempre affascinato da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista letterario che cinematografico, i classici giochi di ruolo tipo D&D e Magic, o magari dal punto di vista del cosplay, insomma, è comunque un genere che mi ha sempre affascinata e quindi mi è sembrato naturale iniziare, diciamo, da lì, ecco, per poi in futuro spostarmi su altri generi. Comunque il fantasy è sempre quello dove mi trovo più comoda, ecco. Ma quando dici spostarsi da altri generi significa che lo stai abbandonando o che magari farai nuove incursioni nel fantasy? No, 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 abbandonarlo no, perché me lo sento troppo sulla pelle, diciamo. Però, ad esempio, ora è più o meno un anno che sto accumulando materiale e ho iniziato la stesura del mio primo romanzo storico. Quindi quello è un genere, diciamo, completamente diverso, perché mentre con il fantasy puoi spaziare un po' dove vuoi e le leggi e le regole te le fai te, con lo storico ovviamente sei costretto a seguire le direttive del tempo che scegli. Certo. Ma hai già una data di preparazione del nuovo romanzo o sei ancora in stesura? Per ora sono ancora in stesura, spero di riuscire a pubblicarlo entro fine anno. Quindi diciamo verso novembre-dicembre, ecco. Per ora è solo una speranza, anche perché via via che vado avanti mi rendo conto che devo fare ancora più ricerche, devo approfondire ancora di più quel periodo storico per evitare di scrivere delle cialtronate, Possiamo svelare qual è il periodo storico? ecco. Più o meno è il 1340, quindi diciamo nella prima fase della guerra dei 100 anni, visto che è ambientato nella Bretagna, quindi avremo a che fare con Francia e Inghilterra. Ricordiamo intanto a chi ci guarda, e grazie anzi per essere con noi, che se volete potete commentare, noi vediamo i commenti, quindi potete fare domande o darci delle vostre opinioni. E anche magari chi ha letto i romanzi di Laura può dirci cosa ne pensa. Quindi noi vediamo quello che scrivete, quindi vi invitiamo naturalmente a scriverci. Uno dei tuoi ultimi lavori, Laura, invece è Lucifer. Sì, è il penultimo arrivato a casa, come dico io. Aspetta, guarda, forse ti aiuto anch'io a vediamo se lo trovo. Dovrei avere qualcosa, forse questo, vediamo se è lui. Ok, vediamo se riesco a metterlo. Eccolo qui, è lui. Si vede Sì, è piccolo, lui. ma si vede. Ok, di cosa parla Lucifer? Allora, come è facilmente intuibile dal titolo e dal sottotitolo, è la vera storia della caduta di Lucifero, ovvero come Lucifero è diventato Satana. Per me è sempre stato, quello di Lucifero, un personaggio curioso, cioè mi sono sempre chiesta per quale motivo questo angelo, da essere appunto, diciamo, uno degli angeli preferiti di Dio, il più luminoso, eccetera, eccetera, che cosa gli potesse essere successo per diventare l'esatto opposto, ovvero il diavolo. Quindi mi sono documentata non solo dal punto di vista cristiano, ma anche da altre religioni e ho trovato tante piccole briciole che io ho messo insieme per fare questo romanzo, perché io, come specifico anche proprio all'inizio del libro, per me è un romanzo comunque fantasy, nonostante tutte le ricerche che ho fatto, rimane un libro fantasy, perché comunque non essendo io laureata in teologia,
mai e poi mai mi permetterei di definirlo come un saggio, ecco. Certo. Quindi va sempre preso con le molle. Certo. Laura, ti va di leggercene un pezzo? Sì. Vai. Allora, ti lascio la scena. Allora, io vi leggerei come primo passaggio uno dei dialoghi che mi piace di più, perché secondo me spiega perfettamente il modo in cui io ho voluto scrivere questo libro, nel senso che non c'è un buono e un cattivo in questo libro, ma lascio al lettore piena libertà di scegliere, diciamo, da che parte schierarsi. Secondo me questo dialogo che adesso vi vado a leggere spiega bene, rende bene l'idea. È un dialogo che hanno due angeli al cospetto di Dio, mentre Dio guarda la terra che nel frattempo si è popolata di esseri umani. Questi angeli parlano tra di loro, ma in presenza di Dio, e sono in pratica uno pro e uno contro il genere umano. Allora, vado a leggere. Con il passare dei secoli gli uomini si erano evoluti e moltiplicati. Magnifiche civiltà e culture si erano formate spontaneamente, occupando tutta la superficie del globo terrestre. Esploratori, studiosi, costruttori, strateghi, l'umanità era riuscita ad adattarsi e a sopravvivere su quella che inizialmente era una terra fredda e arida e che adesso era un florido brulichio di vite. Nonostante la stirpe di Caino, ritenuta da Dio il male più assoluto, fosse stata debellata ai tempi del diluvio, la natura umana continuava a generare anche individui ostili e ribelli. Ma mentre Asmodel continuava a ricordare solo questo aspetto al Signore, Michael passava il suo tempo a sottolineare la caparbietà e l'ingegno di quelle creature che, seppur piccoli e deboli, erano riuscite a sopravvivere e a soggiogare animali ben più grandi e forti di loro. E questo era segno di forza e determinazione, non di ferocia. Forse un leone o un orso, creature ben più feroci dell'uomo, non sono creature degne di ammirazione? Commentava Michael. Ma essi non combattono per superbia o bramosia, ma solo per sopravvivenza, contestava Asmodel. Ma combattono anche per diventare capobranco o per conservare la propria posizione, ribatteva l'arcangelo. E questo lo fanno animali persino più miti di leoni e orsi. Anche gli eleganti cervi o i nobili elefanti combattono tra loro per la supremazia. Dio onnipotente, ma gli uomini combattono anche se non sono al potere, insisteva Asmodel rivolgendosi direttamente al Signore. Si uccidono perché uno desidera la donna dell'altro o perché uno ha una dimora più ricca degli altri. Questo è disprezzo per la vita che voi avete donato, questa è blasfemia, sibilava il cherubino senza mai alzare troppo la voce. Persino gli insetti combattono per possedere la femmina che vogliono e molti uccelli rubano ramoscelli da altri nidi per costruirsene uno più grande, continuava a ribattere Michael. Dovremmo forse liberare la terra dai suoi insetti e il cielo dai suoi uccelli? Oh Signore Dio, Re del cielo, ma tra quelle creature ci sono anche esseri che non credono in voi, uomini e donne che adorano altre divinità. Come potete tollerare una cosa simile? Esclamava allora il cherubino. Il lupo ulula alla luna e la lucertola venera il sole. Dovremmo dunque distruggere la luna o oscurare il sole? O preferiresti cancellare ogni forma di vita che esiste sulla terra? Redarguì con placida calma Michael. Questa sì che sarebbe una blasfemia. Asmodel non sapeva come replicare. L'arcangelo aveva ribattuto colpo su colpo a ogni sua osservazione. Poi il cherubino ebbe un'illuminazione. Ma se gli uomini sono uguali agli animali, allora perché vengono considerati superiori agli altri? Domandò sentenzioso Asmodel. Solo perché sanno parlare? Ho udito suoni decisamente più melodiosi uscire dal becco di un usignolo o di una civetta. O perché hanno imparato a costruire case più grandi? Gli uccelli tessitori riescono a costruire nidi 100 volte più grandi di loro e hanno solo il loro piccolo becco da usare come arnese. Finalmente Asmodel sembrava essere riuscito a zittire Michael. Con un sorriso soddisfatto proseguì il suo ragionamento. Dunque, forse per il loro bell'aspetto? Rubano le pellicce di altri animali perché non ne hanno una propria. Flaccidi e grassi o solo pelle e ossa, non hanno niente di particolarmente apprezzabile quando sono nudi. Non hanno piume sgargianti, non hanno una pelliccia morbida, non hanno zanne rilucenti, non hanno un portamento elegante. Si muovono su due zampe come le scimmie, ma non hanno la loro stessa destrezza sugli alberi.
si adornano capelli e carni con inchiostro d'albero e ossa di animali innocenti. Non sono maestosi come le tigri, né agili come le gazzelle, né astuti come le volpi, né eleganti come i cigni. Cosa vi porta dunque a dire che gli uomini sono superiori agli altri animali? Essi hanno l'ingegno, contestò finalmente Michael. Hanno l'intelligenza e sono in grado di farsi guidare da pensieri elaborati piuttosto che da istinti primordiali. L'ingegno, l'intelligenza, sussurrò Asmodel con un sorriso. Se sono davvero più intelligenti degli animali, perché continuano a fare i loro stessi sbagli? Dio volse il suo sguardo verso Michael, ma egli non rispose. La violenza per la supremazia o per ottenere ciò che vogliono a discapito di altri loro simili, la miscredenza nei confronti del loro creatore, l'adorazione di idoli o addirittura di loro stessi. Se gli uomini fossero davvero superiori agli animali, non dovrebbero uccidersi tra loro, perché alcuni ululano alla luna e altri adorano il sole, né dovrebbero combattere per rubare ad altri ciò che vogliono. Dovrebbero solo usare il loro ingegno per ricreare per sé quel che vogliono, senza rubarlo agli altri. E non dovrebbero ricorrere alla violenza per poter diventare capobranco, perché dovrebbero riuscire a capire da soli chi è degno di guidarli e chi non lo è. Poiché non sempre il più forte è anche il più giusto. Un lungo silenzio calò tra i due angeli, mentre Dio continuava a riflettere osservando la terra. Entrambi gli angeli sostenevano argomentazioni diametralmente opposte. Dunque, gli uomini erano uomini o erano bestie? E questo è un quesito inquietante che te fai. La tua risposta qual è? Come? La tua risposta qual è a questa domanda? Io lascio rispondere il lettore. Ci ho Così provato. ognuno può scegliere, diciamo, appunto la parte da acquistare, Ci ho provato. Ascolta, ecco. Laura, te hai scelto di autopubblicarti. Perché si fa una scelta del genere? Allora, inizialmente, ovvero quando ho pubblicato Il Cavaliere di Aaron, l'ho fatto perché avevo fretta di vedere il prodotto finito. Quindi le proposte, diciamo, di pubblicazione con case editrici sono arrivate dopo che io ormai avevo già pubblicato con l'autoproduzione, con l'autopubblicazione. Quindi è stata, diciamo, un caso. Poi andando avanti, pubblicando quindi anche il secondo e il terzo volume del Cavaliere di Aaron, sinceramente mi sono trovata bene con l'autopubblicazione, perché potevo decidere tutto io, potevo scegliere a chi far correggere il testo, quanto rimaneggiarlo dopo, potevo scegliere la copertina, quando pubblicarlo, il prezzo di vendita sia del cartaceo che dell'ebook, insomma, avevo tutto in mano io. È una cosa molto più elaborata e anche dispendiosa rispetto a farsi pubblicare con una casa editrice, però ecco. Sicuramente si è più coinvolti nel meccanismo. Poi non è detto che magari in futuro provi anche l'esperienza con una casa editrice, ecco, magari. E se uno scrittore esordiente ti chiedesse quale delle due vie è preferibile, qual è la risposta che gli daresti? Allora, secondo me dipende molto da quello che cerca l'autore, nel senso che se uno cerca, diciamo, di arrivare a più persone possibili, sicuramente la casa editrice dà più opportunità, perché comunque ovviamente parlo di una casa editrice seria, non le case editrici, le cosiddette a pagamento, ecco. Parlo di una casa editrice che quantomeno non chiede soldi per la pubblicazione, ma dà semmai una percentuale delle vendite all'autore, però all'autore non chiede neanche una lira, quindi io parlo di quelle case editrici lì. Sicuramente danno più la possibilità appunto di raggiungere più pubblico, sia magari per accordi con librerie o in fiera o magari tramite i loro canali social, iniziative, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente è più, tra virgolette, facile e mi permette di far girare di più il libro, ecco. Se invece uno è più, diciamo, ossessivo compulsivo e vuole avere la situazione sotto controllo dall'inizio alla fine, quindi scegliere lui
quanto ritoccare il libro, cosa scrivere parola per parola nel libro, vuole mettere buca nella copertina, vuole mettere buca nel prezzo, vuole decidere per sé sul suo progetto, allora sicuramente l'autopubblicazione è la sua strada. È più difficoltosa perché tutto il lavoro che fa di solito una casa editrice lo deve fare l'autore, quindi si deve sbattezzare per farlo correggere, per trovare l'illustratore che fa la copertina, per fare le fiere, per pubblicizzarlo sui vari canali social, deve magari trovare le librerie che glielo prendono in conto vendita, cioè è più laborioso. Però si ha decisamente il controllo della situazione, Certo, ma quindi te giustamente dicevi, te devi fare tutto il lavoro dell'editore perché poi alla fine vuoi che il libro sia letto. Allora la domanda che ti faccio è: dove si trovano i tuoi libri? allora, i miei libri si trovano in tutti i maggiori store online d'Italia, quindi Amazon, Kobo, Feltrinelli, Apple Store, ovunque, sia in ebook che in cartaceo. Però io per quanto riguarda il cartaceo consiglio sempre di contattare me, perché comunque nello stesso prezzo in pratica che fa lo store, io ci metto di solito sia la spedizione che l'autografo personalizzato, magari che può far piacere in caso di regalo o altro. Allego sempre un segnalibro o una cartolina, insomma, una Dicevo, cosa un po'. diciamo, per chi lo prende direttamente da te. Ecco, sì, se qualcuno vuole il cartaceo, conviene che contatti direttamente me o tramite il sito, o tramite Facebook o tramite Instagram, io ho diversi canali, non è un problema, ecco. Se Ok. invece qualcuno vuole l'ebook, non ci sono problemi, ecco, lo si trova praticamente ovunque. Stiamo vedendo un esempio di uno store che te ne sta mettendo diversi dentro, fra l'altro, come dicevi giustamente te, sia in ebook sia in cartaceo. Fra l'altro, vedo anche, e qui rientra in quello che dicevi prima, anche che con l'ebook stai facendo dei prezzi estremamente popolari. Come? Sugli ebook dico, stai facendo dei prezzi particolarmente popolari. Sì, l'ebook è vantaggioso per, diciamo, entrambe le parti, sia l'autore che chi lo acquista, perché l'autore non ha spese, perché non c'è la stampa, non c'è niente, quindi gli viene semplicemente decurtata una percentuale dal prezzo di copertina, diciamo così, dal prezzo che decide di mettere. E quindi può permettersi di fare un prezzo più basso. Dall'altra parte, chi lo compra ha un prezzo ovviamente più basso e non ha, tra virgolette, l'impiccio di un libro che magari di un autore emergente potrebbe non piacere, no? C'è sempre quel rischio lì. Io l'autore non lo conosco, non so come scrive, prima di spendere 10, 15, 20 euro per un cartaceo che poi magari non mi piace. Prima leggo l'ebook, se poi mi piace particolarmente, ok, prendo anche il cartaceo perché magari mi piace averlo nella libreria. Certo. Senti, io ti lascerei uno spazio, non abbiamo moltissimo tempo, ma per una breve lettura sempre di Lucifer, così sentiamo un altro pezzo del tuo romanzo. Allora, vediamo. Se volete, vi leggo un passaggio abbastanza particolare. Perché parla diciamo, dell'uguaglianza tra uomo e donna, no? Perché, come sappiamo dalla Bibbia, la donna Eva è stata creata dalla costola di Adamo. Ma come qualcun altro saprà, in realtà la prima donna non fu Eva, ma bensì Lilith, che venne creata esattamente come Adamo. E ora qui c'è, diciamo, un ragionamento che viene fatto prima da Lucifer con Lilith, perché i due si incontrano e, diciamo così, si innamorano, anche se il discorso è un po' più complicato, però non voglio andare a fare spoiler. E quindi vi leggo un pezzo, saltandone però un altro che nel mezzo c'è un po' di digressione. Allora. Ogni giorno Adamo andava da sua moglie e la possedeva. Poi Lilith andava a piangere nella radura e Lucifer la liberava dalle catene impostele da Adamo e da Dio.
e così ogni giorno. I due si fermavano a parlare sempre più a lungo. La donna raccontava con vergogna cosa il marito le faceva e l'arcangelo la consolava accarezzandole il corpo e i capelli. Vorrei tanto poterlo fermare, confessò un giorno Lilith. Vorrei poter dire di no e far finire questo orrore, ma non posso. Prova a parlarne con lui, suggerì Lucifer, oppure chiedi a Dio il permesso di rifiutarti. No, non è possibile, rispose la donna. Lui è mio marito, io sono solo la moglie. Lui è l'uomo, io la donna. Io sono stata creata per far compagnia ad Adamo, per essere sua moglie, per avere i suoi figli. Non posso ribellarmi a questo. Ma tu sei come lui, esclamò deciso l'arcangelo. Tu sei fatta esattamente come lui. Siete stati creati allo stesso modo, nello stesso giorno. Perché lui dovrebbe avere potere su di te? Che diritto ha lui di comandarti? Siete uguali, sullo stesso livello, e per questo lui deve rispettare quello che vuoi e quello che non vuoi, dichiarò duro Lucifer. E se tu non vuoi lui, aggiunse poi con una punta di imbarazzo. Lilith sorrise. Se tu non vuoi lui, hai il diritto di rifiutarlo, concluse determinato. In effetti, quel che diceva il suo messaggero di Dio aveva un senso alle orecchie di Lilith. Lei e Adamo erano stati creati uguali, fatti della stessa materia, nati lo stesso giorno. E allora perché Adamo doveva avere più autorità di lei? Perché lo comandava Dio? Magari Dio non aveva riflettuto su questo, o forse non conosceva le sue sofferenze. E così il giorno seguente si ruppe definitivamente l'equilibrio. Trascorsero pochi minuti e poi un violento tuono fece tremare tutti i cieli, l'inconfondibile ira di Dio. Tutti gli angeli si radunarono nei propri cieli di appartenenza e gli arcangeli cherubini si presentarono tutti al cospetto di Dio. Il Signore era in collera e il cielo della terra era squarciato da una terribile serie di fulmini. Uno dei cherubini più anziani, lo stesso che aveva osservato Lucifer e Michael con invidia molti giorni addietro, si fece avanti per primo. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, creatore di tutte le cose possibili e impossibili, diteci cosa turba la vostra anima. Ditecelo così che ognuno di noi vi possa porre rimedio, principiò Asmodel nel modo più reverenziale possibile. Ma Dio non rispondeva, non si voltava neanche verso i suoi angeli prediletti. Era intento a osservare attraverso il cielo. Si tratta di Lilith, suggerì a voce bassa Gabriel ai suoi pari. Lucifer impallidì. La donna? Domandò Raphael sempre a voce bassa. Che cosa le è successo? Sta male? Chiese Uriel. No, non esattamente, rispose Gabriel. Ella si rifiuta di giacere ancora con Adamo, spiegò l'arcangelo dai capelli rossicci e gli occhi verdi. Lucifer spalancò gli occhi e iniziò a sudare freddo, cercando di controllare il più possibile il suo stato d'animo. Ma com'è possibile? Perché una decisione del genere da un giorno all'altro? Si interrogò Uriel. Cosa le avrà fatto cambiare idea? A quelle parole qualcosa scattò nella mente di Michael, che si voltò di colpo verso Lucifer. Questi, colto alla sprovvista, non seppe ben celare il suo disagio e un brivido freddo li attraversò entrambi. Ma prima che uno dei due potesse dire qualcosa, fu Dio a interrompere il suo silenzio. Michael! Chiamò ancora furente. Eccomi, Signore Iddio, rispose questi all'appello. Va, prendi la donna e portala sulla terra, che venga cacciata per sempre dal giardino dell'Eden, decretò iracondo Dio. Sì, rispose al comando Michael facendo un passo avanti, pronto per spiccare il volo. No, gridò quasi all'unisono Lucifer, facendo a sua volta un passo avanti e bloccando il fratello di spirito. Lucifer, sussurrò Michael quasi spaventato, ma lo sguardo dell'arcangelo era più deciso che mai. Figlio mio, che stai facendo? Domandò il Signore con ancora l'ira nella sua voce. Signore, Dio dell'universo, vi supplico, non abbandonate vostra figlia da sola sulla terra, intervenne Lucifer abbassando il capo. La terra è ancora un posto instabile, piena di bestie feroci, assetate di sangue e bramose di carne tenera. Lilith sarebbe un cerbiatto in un covo di lupi, aggiunse l'arcangelo. Ella ha sbagliato a ribellarsi a voi, questo è vero, ma io non credo che sia solo colpa sua. Cosa intendi dire? Spiegati meglio, riprese Dio ancora irato. La donna è giovane e inesperta. La voce di Lucifer era quasi affaticata. Ella avrà creduto che, essendo stata creata uguale all'uomo, avesse il diritto di ribellarsi, aggiunse Lucifer. Perché credo che a lui si volesse ribellare, non a voi, specificò l'arcangelo. Dio si fermò a riflettere. Perciò vi chiedo con grande umiltà di non cacciare la donna sulla terra, concluse Lucifer. Ma Lilith non vuole più avere a che fare con Adamo, dunque a quale scopo tenerla nel giardino dell'Eden?
ragionò Dio ancora non del tutto calmo. Affidatela a me, chiese Lucifer senza esitazione. Un brusio si alzò alle sue spalle. Perché vuoi prenderti questa incombenza? Domandò curioso il Signore. Ella è stata indubbiamente creata utilizzando la mia stessa essenza. Credo che questo sia innegabile. Dio annuì, forse con una punta di imbarazzo. Io mi sento responsabile per lei. Siamo parte dello stesso spirito, i suoi errori sono i miei. Perciò vi chiedo, permettetemi di prendermi cura della vostra creatura in modo che in futuro non commetta più errori simili. Lucifer si inginocchiò ai piedi di Dio e lo supplicò umilmente. Un raggelante silenzio calò nei cieli. Poi Dio scese i 3 gradini che lo separavano dai suoi angeli prediletti e si avvicinò a Lucifer. Questi, sentendo la vicinanza del Signore, alzò la testa per guardarlo. Si scambiarono una occhiata, poi Dio sorrise. Figli miei, principiò con voce dolce e calma, guardando gli arcangeli, le vostre doti sono tutte diverse e ugualmente di valore, ma il vostro fratello Lucifer è di sicuro il più saggio tra tutti noi, decretò Dio. Alzati, figlio mio, aggiunse porgendo un aiuto all'arcangelo. Gabriel, chiamò poi. Sì, Dio onnipotente, rispose subito il cherubino. Preleva Lilith dal giardino dell'Eden e guidala ai confini del primo cielo, ordinò Dio, e dille che presto verrà raggiunta dal suo nuovo custode, aggiunse con un sorriso rivolgendosi a Lucifer. Sì, mio Dio, disse deciso Gabriel prima di spiccare il volo. Grazie, Signore, la vostra benevolenza è infinita, ringraziò Lucifer chinando di nuovo il capo. Tu sei diverso da tutti i miei figli, riprese il Signore. Mentre gli altri obbediscono ciecamente alle mie richieste, guidati solo dalla fede, tu ragioni su ogni cosa, cercando sempre un motivo, una ragione valida per poter agire come ti viene chiesto, senza rischiare di dubitare se sia giusto o sbagliato, ragionò Dio. Una caratteristica molto particolare, decretò il Signore. Dal suo tono di voce non si riusciva però a percepire se il suo fosse un complimento o un rimprovero. Voi mi avete creato così, ribatté con rispetto Lucifer. E voi avete un disegno per tutti, aggiunse l'arcangelo. Io cerco solo di seguire il mio cuore. E questa è una degna chiosa di questa diretta. Grazie, grazie Laura Santella che è stata con noi e che ci ha fatto anche da apripista per queste dirette di Punto Zip a tu per tu. Laura, ti lascio 20 secondi per i saluti, se vuoi. Sì, grazie a voi, sia a te per l'invito che a tutti quelli che magari sono presenti alla diretta. E vi saluto e vi auguro una buona domenica. Grazie Laura, grazie davvero. Il prossimo appuntamento domenica prossima avremo una cantautrice, la Vivi Wanderlust. Vedrete che è una cantautrice molto particolare, per cui naturalmente domenica prossima, come avete fatto oggi, seguiteci sulla pagina di Punto Zip alle 11:30 di domenica prossima, come ha detto. Laura, grazie di nuovo e un saluto a tutti che ci hanno seguito. A presto. Grazie a te, grazie a tutti, ciao.